Ciao a tutti, sono Riccardo e in questa puntata costruiremo i quattro orologi del Big Bang. E qua ho già fatto l'esterno di uno per vedere se ci stava nel quadrato d'oro. Però per fare l'orologio ve lo faccio vedere di qua. Allora, bisogna trovare il blocco centrale, che è nel centro, cioè, no, i due blocchi nel centro, perché se no non è uguale, e poi mettere un altro blocco di qua e uno di qua. E se avete visto il video dove costruivo una delle ciminiere del Titanic, allora saprete che forma voglio fare. Però se non l'avete visto questo video, cioè questa forma sarà tipo un rotondo, un cerchio, che sarà quattro blocchi, poi due, poi uno, poi due nell'altra direzione, poi tre e in giù. Di nuovo 2 in giù, 1, poi 2 nell'altra direzione, poi 4, nuovo blocchi storti come tutte le altre puntate, poi di nuovo 2, 3 blocchi. 2, 1 e 2. Poi, nel centro si mettono dei segni neri che sarebbero 12, 3, 6 e 9. 12 o 0. Cose. Poi nel centro ci sarà no, due blocchi. Anzi, facciamo anche questi blocchi qua. Aspetta. No. No, lì non funziona. Lì funziona. E lì. Ok. Lì. Poi giù in fondo. Lì. E lì. Ok, così ci sono 12 tacche. Adesso sembra un leone, la criniera di un leone incrociato con una zebra. Vabbè, tanto non doveva essere uno zoo qua. Quindi, poi lo dovrò rivestire tutto di bianco. Però prima di fare quello bisogna mettere le lancette. Dove indicheranno le lancette? Diciamo quella lunga. Lì, così. E quella un po' più corta. Così. Si vede che è un orologio, sì. Ok. Adesso bisogna rivestirlo di bianco, cioè dentro. Una volta rivestito dentro di bianco, dovrebbe sembrare un po' meno una zebra incrociata con un leone. Ok.
sempre i blocchi storti. Ok. I blocchi storti non sono invitati al Big Bang. Non avevo appena detto che i blocchi storti non erano invitati. Ah, forse i blocchi, quelli storti, non penso parlino la nostra lingua, quindi non capiscono bene e vengono. Forse parlano il blocco stortese. Penso. Così. Quasi finito. Cioè, questo orologio ne abbiamo ancora tre da fare. Sì, molto meglio. Sembra molto meno una zebra incrociata con un leone. Anzi, facciamo questo qui che avevo già incominciato. E ricordate, se anche voi lo costruite mentre... Se usate questo come un tutorial... Cioè, dovrebbe essere un tutorial. Però se lo guardate solo perché vi piace bene, però se lo usate come un tutorial... Chi è che chiama? Qualcuno mi chiamava, però stavo facendo un video, quindi poi li richiamo dopo. Non so chi è, qualcuno della mia famiglia, probabilmente. Cioè, probabilmente. A volte quando parlo veloce dico probabilmente, però l'italiano corretto è probabilmente. Probabilmente corretto. Ok. Un blocchi. Due lì, così. E com'era? Era così e così. E poi la lancetta lì era così. Sì, ok. Adesso si può rivestire di bianco, così anche questo non sembrerà più una criniera di leone incrociata con una zebra. Anche se ci starebbe bene perché è oramai uno zoo, non riesco più a togliere tutti questi animali. Cavalli, maiali, pecore, altro, erba. Anche l'erba è in uno zoo. Stavolta l'ho messa, l'ho agganciato le cuffie, sì. Mi è venuto il dubbio perché una volta, quando mi preparavo per fare un video, ho messo le cuffie, ho attaccato il mouse, aperto Minecraft, ho incominciato il video con le cuffie lì che parlavo e l'ho anche messo su YouTube. Però solo una volta finito, sono ricordato che dovevo agganciare le cuffie, cioè la fine del cortino delle cuffie, al computer. Quindi, per tutto il video, si è sentita la ventolina del computer. Però nessuno gli aveva detto di non attivarsi, quindi ha solo fatto quello che pensava fosse giusto, la ventolina. Ok. È attaccato bene, cioè no, non attaccato, cioè sì, è attaccato bene, se no sarebbe già caduto, però è messo bene. No, questi qua devono essere neri. Blocchi storti. Ok, allora faccio il contorno in bianco, come la pasta in bianco, non la pasta a sugo, anche se la pasta a sugo mi piace un po' di più della pasta in bianco. Comunque, faccio il bordo bianco e poi metto il nero dopo. Così faccio un po' più veloce al posto di cambiare ogni volta.
Quasi finito il contorno. Ok, adesso posso mettere le tacche nere che sarebbero, l'ho già detto, però sarebbero 12 o 0, 3, 6 e 9. Notte e luna di notte, tutto va bene a parte i blocchi storti. Ok, anzi sembra il tramonto più che luna di notte, comunque sembrava. Ancora due. Mi piace il nuovo cappellino con la bocca incorporata. Non so perché ho aperto l'inventario. Forse perché la W e la E sono troppo vicine. Ok, è nel centro. Era su, su, e lì, lì. E lì, e lì. Ok. Adesso si può rivestire come non piazza. Non ci arrivavo. Qua in Minecraft ci sono le braccette corte. Allora. Così. Quasi finito la prima metà. Finito metà, anzi, non ho finito metà. Adesso ho finito metà dell'orologio e adesso faccio la seconda metà del terzo orologio. Questo video potrebbe essere su due cose diverse. Uno è fare i quattro orologi del Big Bang e l'altra parte, sempre nello stesso video, essere per fare il tetto, solo se finiamo tutti e quattro gli orologi in tempo, prima di 15 minuti. Riusciamo a finirli prima di 15 minuti, allora possiamo fare il tetto del Big Bang. Ok, spero di farlo perché così questa puntata sarà un po' più lunga. Non è nel centro. Meglio. Ok. Però se non ci arrivo è un problema. Allora, giù lì, così. Quattro. 2 1 2 3 e 2 di nuovo 1 gli ultimi 2, non ultimi 2 storti, ultimi 2 possibilmente dritti. Tutti i blocchi fossero messi dritti sarebbe molto apprezzato. Ah, per chi non lo sapeva, il Big Bang non è la costruzione, non è il campanile, però è la campana che c'è dentro la costruzione, che si chiama così perché in inglese big vuol dire grande e bang vuol dire non buttare i blocchi per terra. No, sto scherzando. Bang vuol dire... è un rumore che si fa con la bocca, tipo bang, quando una bomba cade, dovrebbe fare bang. Però l'hanno chiamato così perché la campana fa un grande rumore quando la fanno suonare.
Il Big Bang, cioè il campanile dove si trova il Big Bang, è alto ben 96 metri. Non so quanti piedi, perché gli inglesi misurano in piedi, cioè non è che tagliano davvero i piedi da qualcuno e ne mettono. Non so, 50 piedi, misuriamo così, tagliamo 50 piedi e mettiamoli in fila. Meno male che non fanno così, però i blocchi storti sarebbero apprezzati un po' meglio. Cioè, è un'unità di misura per gli inglesi. Però mi sembra che se vuoi convertire i metri in piedi, devi moltiplicare il numero di piedi per 3 per farlo diventare il numero di metri. Sembra. No. Per far diventare 3 piedi sono 1 metro. Quindi il numero di metri per farlo diventare piedi? Sì, quello lo devi moltiplicare per 3. Aspetta che le mie cuffie stanno scivolando. Ok. Abbiamo oltrepassato un pochino il tempo, però normalmente io faccio i video lunghi, 25 minuti, anche 30. Ma facciamo, visto che abbiamo oltrepassato i 15 minuti per fare gli orologi, il tetto se ci impiegherà altri 10-15 minuti, direi di stoppare il video e la prossima puntata, che farò anche oggi, sarà su come costruire il tetto. Però forse non vedrete tutti e 2 i video pubblicati allo stesso giorno, perché un video di 17 minuti ci impiega 3, anche a volte 4 ore a pubblicare. E non sono riuscita a trovare un modo più veloce. Però almeno un modo lo so come pubblicare i video. E questo è tutto per oggi, cioè per questa puntata. E ci vedremo nella prossima puntata. Ciao!